Bentornati a edili.com. Oggi vi raccontiamo il nostro SAI, il Salone Internazionale dell'Edilizia 2024 qui a Bologna Fiere, e partiamo proprio esplorando lo stand dedicato della Scuola Edile di Bologna per poi proseguire con tutte le attività che hanno proprio coinvolto l'Istituto Edile di Formazione. Siamo tornati al SAI, quest'anno abbiamo deciso di coniugare la tradizione, la storia con l'innovazione. Abbiamo anche una parte che è relativa alla decorazione. Qui abbiamo alcuni esempi dei corsi di decorazione che facciamo. Nel frattempo c'è un piccolo esercizio di rivitalizzazione, restauro dei vecchi moduli in legno. Abbiamo anche nell'angolo, come vedete, il servizio lavoro, in cui ci sono momenti di incontro, di matching fra le imprese e i candidati. Qui abbiamo una testimonianza anche fotografica, potete vedere quello che era la scuola all'inizio del secolo scorso. Il mestiere di per sé negli ultimi decenni non è cambiato molto. I salti paradigmatici, le innovazioni arrivano sempre all'improvviso, e noi sappiamo che l'innovazione in questo momento è veramente alle soglie. Ci sono diversi driver che ce lo segnalano, sono legati sicuramente alla digitalizzazione, alla sensoristica, all'utilizzo di nuovi materiali, tecniche di costruzione, la stampa 3D. Tutto questo ci proietta verso un mondo che è quello che noi cerchiamo di alimentare, formando una sorta di vivaio con i nostri ragazzi che si affacciano sul mestiere. Alle mie spalle vedete un cantiere digitale. Che significa? È un cantiere dove al posto della carta si utilizza un tablet. L'oggetto che viene costruito alle mie spalle è stato modellato con il metodo BIM, e quindi i lavoratori e gli applicatori, quando montano i loro componenti dei sistemi e li mettono in opera, utilizzano le informazioni prendendole direttamente dal tablet. Quindi non solo la forma dell'oggetto che costruiscono, ma anche tutte le indicazioni, quindi informazioni specifiche, sequenze di montaggio e quant'altro, evitando in questo modo di avere la carta e utilizzando quindi anche strumenti come l'esoscheletro, che facilitano il lavoro. E quello che vogliamo fare qui è dimostrare il vantaggio delle tecnologie digitali, la facilità di utilizzo, ma anche il vantaggio che comportano in termini di risparmio di tempo, di denaro e di facilità di posa, ovviamente. Ci sono dei ragazzi che stanno pulendo alcuni modelli, sono modelli lignei che sono tutti smontabili ed erano modelli didattici per insegnare come si facevano le cose d'inizio Novecento. In questo momento sto restaurando questo modellino degli inizi del 1900. Prima l'ho dovuto pulire tutto dalla polvere e adesso gli sto passando l'olio di lino e un pezzo di carta per renderlo più colorato, più lucido. E stanno venendo abbastanza bene. Poi abbiamo un esempio di decorazione. Una volta c'era, diciamo, il mestiere dell'imbianchino decoratore, quindi chi era imbianchino spesso sapeva anche decorare, conosceva un po' di tecniche per decorare le pareti o anche il soffitto di casa. Stiamo cercando di mantenere viva questa tradizione qua.
Nell'ambito del SAIE 2024 si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi quarto anno da parte della Scuola Edile di Bologna ai suoi primi allievi che hanno conseguito la qualifica professionale di tecnico edile. Una grande soddisfazione che apre porte sempre più importanti a chi si affaccia al mondo delle costruzioni. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. I primi ragazzi che prendono questo diploma, tutti i ragazzi che hanno certamente uno sbocco in ambito lavorativo. Per premiare questi ragazzi eroghiamo loro una borsa di studio che ha da un lato la caratteristica di gratificarli nel percorso che loro hanno raggiunto e dall'altro comunque un piccolo contributo economico che ai ragazzi giovani male non fa. Partirà a novembre un nuovo percorso di questo tipo e quindi altri ragazzi che con il quarto anno raggiungeranno il diploma da tecnico edile. Vorrei sottolineare che comunque anche il percorso del quarto anno è un percorso 50% aula, 50% stage lavorativi, quindi un percorso scuola-lavoro che fa sì che le persone che escono sono di fatto già operative. Il convegno di oggi ha l'obiettivo di fare luce su quelle che sono le novità introdotte dal regolamento che esplica appunto la gestione dell'end of waste e analizzare un po' tutti i vari aspetti della filiera, dai progettisti che daranno quindi una consulenza alle imprese stesse che dovranno affrontare come mettere in campo e già come stanno mettendo in campo le novità di questo regolamento e anche i contributi del mondo pubblico, quindi l'università e la Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo, a mio parere, del futuro, delle tecnologie future, è quello di fare un salto di qualità, quello che si chiama upcycling, cioè un riciclo di qualità nel confezionamento ad esempio di calcestruzzi. Le possibilità le abbiamo, i saperi ci sono, le tecnologie, e questo dovrebbe essere un cambio di passo vero nella messa in atto dell'economia circolare in questo ambito. In questo settore dei rifiuti da costruzione e demolizione per noi produce il 44% dei rifiuti speciali di tutta la regione. È vero che il 97% di questi rifiuti viene riciclato secondo percorsi di recupero, però è importante e strategico testimoniare le azioni che con le filiere poniamo in essere. Una cosa importante è che quando noi procediamo con la demolizione e noi immediatamente riusciamo ad ottimizzare i tempi per la demolizione, quindi per il recupero del materiale, ma soprattutto utilizzare quel materiale demolito e dargli una nuova vita. Quindi si parla di materia prima seconda, come se fosse per le macchine una seconda vita. Oggi costruire nuove opere è sempre più complicato e quindi reimpiegare, riutilizzare, dare nuova vita a delle opere già esistenti è fondamentale. È uscito un nuovo decreto, vengono definiti tutti i criteri per poter produrre un materiale di qualità a partire da un rifiuto e questo è di massimo interesse per l'economia circolare, per le attività sia private che pubbliche. È importantissimo raccontare e spiegare alle imprese come produrre un materiale di qualità per fare in modo che tutti gli operatori del settore delle costruzioni possono accettare questi materiali che sono sempre stati visti con diffidenza, e quindi spiegare come si arriva a ottenere un materiale di qualità permette poi di usare un materiale nella maniera migliore possibile. La giornata conclusiva del SAIE, come da tradizione, è stata palcoscenico della finale nazionale della gara di murature del Trophy 2024. In competizione fino all'ultimo mattone, la categoria junior con il progetto di una fontana fiorita e la categoria senior con quello di una panchina fioriera multifunzionale. Andiamo ora a vedere qual è la curiosità tecnica dei manufatti in gara che ha visto trionfare i senior di ESEF CPT Frosinone e i giovanissimi della Scuola Edile di Cuneo. È sempre bello ed emozionante vedere le squadre che si sfidano nella costruzione di questi manufatti, che prevalentemente sono fatti con mattoni e sono in genere degli oggetti di arredo urbano. In questo caso però, siccome facciamo una gara, quindi non sono oggetti che verranno poi utilizzati, le sedute, che normalmente sono in materiali normali e più robusti, come il legno, il calcestruzzo, la pietra, in realtà qui sono fatte di polistirolo rivestito con il cemento.
chiaramente non vanno bene per una vera panchina. È una tecnica sempre più utilizzata in edilizia, perché con il polistirolo molte volte vengono realizzate parti decorative esterne degli edifici, delle facciate, cornicioni, pseudo capitelli e altri elementi architettonici che vengono fatti con degli stampi in polistirolo e poi vengono rivestiti con cemento rinforzato, con delle rasature sottili. In fondo è la stessa cosa che abbiamo visto negli ultimi anni sui capotti termici. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi saluto ricordandovi come sempre che sulle pagine social della Scuola Edile di Bologna potrete trovare tutti i contenuti registrati al SAIE e non solo, e come sempre su YouTube tutte le nostre intere trasmissioni. Grazie ancora, vi do appuntamento alla prossima puntata di edili.com.